Come inserire un Google Maps dentro un SyncLink 360, una funzione di Google che permette di far conoscere ai propri studenti o ai propri utenti il luogo che stiamo visitando. Navighiamo a Google Maps e indichiamo nel browser il luogo che cerchiamo. In basso a destra troviamo le opzioni per la visualizzazione. Io in questo momento ho scelto la versione 3D. Andiamo sulla destra nella pagina e troviamo l'icona Condividi. Ci concentriamo sulla piccola icona Share, clicchiamo, si apre una finestra e abbiamo due opzioni: Condividi per link o codice embed. Noi scegliamo codice embed. Ora copiamo il codice HTML e adesso abbiamo il codice per inserire nel nostro SyncLink. Clicca Add Tag, inserisci adesso nel posto di embed il codice della tua Google Map, fai invio, ovvero salva, ed ecco la nostra mappa all'interno dell'editor. Possiamo aggiungere adesso un'icona per aiutare i nostri utenti a trovare i contenuti all'interno del SyncLink 360. E aggiungiamo anche un label. Ora trasciniamo l'icona nel posto desiderato ed ecco, è fatto.